Mi pare di capire che voi siete stati supportati, io parlo con l'ultimo team che ha parlato di questo Open Municipio, ovviamente incoraggiati anche da un sindaco o da un consigliere comunale. Ora, quindi i suggerimenti su questo software vengono fatti dalle esigenze che ha fatto quel determinato consigliere o quel determinato sindaco. Ora, implementare altre soluzioni, feedback e roba del genere, è possibile averle anche dall'esterno? Perché io vengo da una realtà come quella di Gubbio che si stanno affacciando adesso sull'open data e sinceramente non sanno che pesci pigliare. Diciamo, mi sono agganciato io sia come frequentatore del LUG Perugia, sia come che seguo una lista civica, allora l'argomento mi sta a cuore, mi sono preso tutti i dati di riferimento, però volevo capire che grado di interazione c'era o se era per adesso riservato a queste due realtà che avete nominato, mi pare Senigallia e Udine. Ecco. Sì, no, il contrario, vogliamo allargarlo il più possibile. L'obiettivo è quello di allargarlo il più possibile, di coinvolgere quanti più comuni possibili di dimensioni diverse. Stiamo anche ragionando su comuni delle dimensioni di alcune migliaia di cittadini, con problemi diversi, perché lì non è che non si parla di open data, non si parla di supporti informatici proprio. Per cui uno strumento di questo tipo potrebbe anche essere funzionale all'informatizzazione paradossalmente dei comuni, però per quelli piccoli, per quelli più grandi bisogna ragionare volta per volta, caso per caso, sul piano tecnico, sull'interfaccia proprio tecnica dei dati, su quello politico, della volontà politica che viene prima, capire se c'è la volontà politica di supportare uno strumento di questo tipo. Che prima ho detto, si può vedere un sistema di questo tipo in modo da hacker, nel senso di farlo contro o senza la volontà del comune. È anche vero che l'impostazione che abbiamo voluto dare con Open Policy è quella di fornire dati ufficiali, credibili, validi. E non so se è vero se un'istanza hackerata magari questa cosa non ce la può avere. Invece un'istanza ufficiale, questa cosa ce la deve avere, ce l'ha per forza. Quindi però la risposta è sì, quanto più possibile, quindi se serve veniamo anche a Gubbio. Rispondere a quello che dicevo prima, vai al microfono ormai, Da lì. se avevi... No? No, scusami, non mi ricordo cosa avevi Ah, no, era accennato. sul discorso di quanto fosse riproducibile. Giusto, sì, questo si ragganciava in realtà a una domanda, quindi ai nostri sviluppatori. E se io volessi proporre questa cosa, non so, al mio comune di residenza o come Linux Trent, per esempio, dire c'è questa soluzione. E il comune che cosa dovrebbe fare? Quindi avete parlato di una redazione che si occupa di tenere il sito aggiornato, quindi per esempio inserire i documenti non so, dei progetti di legge piuttosto che degli atti. E qual è la mole di lavoro e eventualmente quante persone ci sarebbe bisogno? Allora, l'esperienza attuale e l'impostazione attuale è che il sito sia gestito esternamente da una redazione, quindi esterna al comune. Il comune in sé non ha oneri particolari se non quella di sostenere economicamente con un canone annuo un'istanza di questo tipo. Non ha oneri particolari se non all'inizio quella di adattare i propri dati, o meglio esportare i propri dati verso la piattaforma. Quindi oneri diciamo a regime. Non è che l'impiegato comunale deve fare un lavoro nuovo che prima non faceva, o meglio, se poi dopo internamente il comune, perché era disorganizzato, perché deve informatizzare certe cose, si organizza in un altro modo, quello va bene e tutto magari può essere più funzionale. Però l'idea è che l'esportazione dei dati avvenga in automatico. E quindi una volta impostata e configurati i sistemi informativi comunali, poi la cosa va avanti da sola. Ok, prego. Allora, a me il progetto piace moltissimo, penso sia veramente interessante, però io mi occupo pure di innovazione in un settore a bassa tecnologia, quello agroalimentare, quindi so un po' le problematiche. Mi sembra di capire che questo software prevede che i dati vengano generati offline e caricati poi sul sistema. Okay? Detto così, per quanto si possono fare dei connettori, quindi usare i software esistenti, comunque c'è il lavoro redazionale da fare, che è quello che poi rallenta e impedisce la cosa, perché può funzionare in ambienti particolarmente virtuosi, in cui c'è la volontà politica e c'è l'investimento,
sul lungo periodo, perché poi deve continuare praticamente in eterno, di caricare questo dato. O che lo faccia un volontario, che ne so, qualcuno che va a seguire i consigli comunali, o che sia proprio all'interno del comune, comunque c'è questa fatica da fare. Io credo che invece l'innovazione passi attraverso l'innovazione di processo, cioè questo software può prevedere che ci sia il login come sindaco, come assessore, come consigliere, come segretario, e siano loro a gestire i dati diretti, cioè diventa lo strumento di gestione del loro processo, cioè quel workflow, no? Di produzione e documentazione sia fatta direttamente via software. Quindi questo dovrebbe diventare il gestionale dei comuni, in modo tale che loro lo usano, lasciando perdere i commenti ai cittadini e tutto il resto, cioè diventa lo strumento che loro usano quotidianamente. Nel momento in cui poi diventa effettivamente lo strumento di gestione, pubblicare i dati diventa automatico, e in quel caso diventa costo zero per chiunque, senso sia, cioè sia come sforzo volontario che come sforzo del comune. E quindi mi domandavo se era possibile, cioè se è previsto che questo abbia quel tipo di figure, così ognuno fa il suo compitino, no? Cioè chi deve presentare una mozione lo fa sul software, sul sistema online, carica il file allegato, mette delle informazioni, la cosa viene discussa in consiglio con tutto l'iter, la votazione avviene che ognuno si autentica e vota, no? Questo sarebbe lo strumento di gestione che poi automatizza tutto il resto, altrimenti diventa comunque sempre, come dire, questo ostacolo di dover caricare i dati, che io per esperienza so che tranne pochissimi casi virtuosi non funziona. Le famose certificazioni, per esempio, per dire che più o meno è simile il concetto, sono pezzi di carta, cioè se non c'è l'innovazione di processo, io parlo del mondo agroalimentare ma vale per tutto, se non c'è l'innovazione di processo in cui vengono automatizzati i caricamenti dei dati, caricarli a posteriori perché deve essere fatto, comunque è sempre una cosa pesante al traino. Ti rispondo, okay, la risposta è complessa, perché poi la domanda è complessa. Ti dico che il sistema attuale, il codice attuale, fondamentalmente quello che poi puoi scaricare e installarti stasera, non è un gestionale dei comuni. La risposta mia è magari, cioè trovateci un comune disposto, lo facciamo, perché poi la distanza rispetto a quello che dici tu non è tanta, nel senso che la base è impostata, il dominio applicativo l'abbiamo inquadrato, il team è rodato, nel senso che non ci spaventa questo, ci piacerebbe anche. Attualmente non facciamo innovazione di processo. Senigallia e Udine ci hanno chiesto, o insieme abbiamo detto, facciamo questo sul processo attuale. I processi attuali non li tocchiamo, o meglio, li raffiniamo, a volte li creiamo di nuovi perché non c'erano. Per esempio, a Senigallia le interpellanze e le interrogazioni erano cartacee, gli emendamenti sono cartacei. Dobbiamo fare innovazione di processo in quel caso. Però ti rispondo anche sul discorso invece del caricamento dei dati. Non è che c'è un lavoro aggiuntivo nel caricamento dei dati. I dati, l'attuale processo che il comune ha per caricare i dati rimane tale quale. I dati poi vengono esportati automaticamente al sistema, verso il sistema. Quindi non c'è un lavoro aggiuntivo da parte del comune, non è che un impiegato deve fare un lavoro in più o devono assumere qualcuno. Quello che in più c'è rispetto ai dati che il comune già ha è il lavoro redazionale che ti ho detto, cioè il tagging, la moderazione e alcuni interventi, per esempio il titolo giornalistico all'atto, che è una cosa tipica che il comune non fa, nessuno, neanche in Parlamento, no? C'è il titolo giornalistico, Open Policy in Open Parlamento mette il titolo giornalistico, per cui un utente di Open Parlamento va lì e capisce, cosa strana, capisce di cosa parla l'atto, cosa molto strana, altrimenti non capiresti. Queste cose non ci sono, il comune non le fa, non c'è. Sì, ma questo lo fanno già. Non c'è innovazione di processo, questo lo fanno già. Ho una domanda molto tecnica, fra ingegneri si può. Il sistema sta su, nel senso che è molto sound, è molto carino il fatto che ci sia un supporto per far in qualche modo interagire le persone. Mi chiedo, intendete spingere ulteriormente sul community engagement, magari definendo delle linee guida per il comune che gli facilitino il coinvolgimento dei cittadini, perché il sistema sta su come concetto, se è quello che alimenta una discussione fra cittadini, altrimenti diventa più sterile, c'è meno. Questo vi dà anche molta forza nel proporlo, in realtà. Sul piano più tecnico, informatico, il sistema già prevede
interazione tra gli utenti, per cui l'utente può parlare con un altro, come hai visto, è possibile conoscere magari gli utenti che hanno, quindi creare community, creare lobby in senso positivo. Per esempio anche degli alert, allora il sistema riconosce l'utente politico, perlomeno sa che un certo utente è un politico e che ruolo ha, no? Quindi il sindaco avrà il suo account e l'account del sindaco sarà più smart, o meglio ha più servizi rispetto all'account mio. E questo a noi ci fa comodo, perché se per esempio gli utenti commentano oltre un certo numero, oltre un certo grado, un atto riceve oltre un certo numero di mi piace oppure di non mi piace, così via, possiamo implementare per esempio degli alert. Cavolata, però potrebbe essere una cosa che oggi non c'è e che può avere un significato politico. Tieni conto che OpenPolis, parallelamente a questo, in maniera complementare, sta sviluppando quello che si, adesso non so se è il nome ufficiale, comunque viene chiamato Open Action, che serve proprio a facilitare l'azione di lobby, però estesa ai cittadini. Io direi di ringraziare i relatori, ringrazio voi per essere stati qui finora.